Onofrio Di Cillo, sindaco di Carosino per questa 53esima edizione della Sagra del Vino. Prima come neoamministrazione, una sua considerazione, sindaco. Sì, prima come neoamministrazione, però ovviamente questa è la sagra più importante del nostro paese, la festa più importante, i 53 anni la dicono tutta sull'importanza. Ovviamente abbiamo fatto tanto lavoro perché siamo solo a 70 giorni dal nostro insediamento, quindi ci siamo dovuti confrontare immediatamente con questa grande iniziativa. Siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto, anche perché avevamo risorse economiche molto esigue, però diciamo che stasera siamo contenti del lavoro che abbiamo fatto e speriamo, insomma, che queste quattro serate siano all'altezza della situazione. Cosa ci sarà in queste quattro serate? Ma c'è innanzitutto, come vedete, un percorso enogastronomico molto importante. Abbiamo circa 10 aziende del territorio che faranno degustare il proprio vino, oltre alle nostre aziende locali, che sono molto importanti per quello che riguarda l'economia del territorio. Poi abbiamo tanto folklore, stasera abbiamo l'Equipe 84 che allieterà la nostra serata, che è preceduta da un gruppo locale. Anche questa è una novità. In queste serate saranno sempre presenti, prima dei gruppi di carattere un po' più ampio, dei gruppi locali che si presenteranno ai nostri cittadini, perché abbiamo deciso di dare spazio ai carosinesi che fanno questo tipo di mestiere, insomma, di arte. Ho notato un folto gruppo di sindaci di altri paesi per rendere onore a questa festa. Assolutamente, sono onorato perché stasera abbiamo circa una decina di sindaci della provincia di Taranto, tra cui abbiamo tutti i sindaci dell'Unione dei Comuni Montedoro, di cui Carosino fa parte. Stiamo aspettando, sta arrivando a momenti il presidente della provincia Gugliotti. Un'altra novità importantissima che abbiamo è una collaborazione con la Marina Militare, infatti c'è il comandante Giovanni Esposito di Maristeri Grottaglie che ci ha onorati di portare a Carosino un simulatore di volo che abbiamo nel castello, quindi anche questa è una novità e un'attrazione turistica non indifferente. Quindi ringrazio la Marina Militare per questa e il comandante Giovanni Esposito per questa collaborazione. Benissimo, quindi ci sono tutti i presupposti per una buona riuscita. Ci sono tutti i presupposti per una buona riuscita, ovviamente è sempre stata la sagra delle polemiche, però insomma alle polemiche cerchiamo di rispondere con il nostro lavoro e con quello che si vede intorno, insomma. Speriamo bene e le premesse ci sono tutti per un'ottima riuscita. Grazie e buona festa. Buona festa a voi e speriamo che in questi giorni possiate continuare a essere tra noi. La fontana sta per zampillare e ci ha raggiunto il presidente della provincia. Buonasera, una sua considerazione anche lei qui a questa festa, questa 53esima edizione della Sagra del Vino, una festa riconosciuta a livello provinciale ovviamente, anche oltre. Beh, assolutamente sì, si tratta di un appuntamento che non si può perdere. Ci ho tenuto particolarmente non solo per testimoniare la mia vicinanza al comune di Carosino, al sindaco, all'amministrazione di Carosino, ma anche e soprattutto perché ritengo che valorizzando queste che sono le peculiarità del nostro territorio, ad esempio il nostro ottimo vino, e quindi questa 53esima edizione sta proprio a segnare un percorso che va in questa direzione della promozione e valorizzazione di questo nostro importantissimo prodotto. Così facendo noi riusciamo a rilanciare il nostro territorio, che è quello che speriamo di fare. Personalmente è un estimatore di vini? Facciamo una domanda un po' più personale. No, non sono un grandissimo intenditore, però lo bevo. Lo beve? Perché sì. Si dice che il vino faccia bene. Beh, assolutamente sì, è fuori discussione che ha una serie di proprietà che quindi è opportuno consumarne e consumarne di qualità. E posso dire che il nostro quindi territorio... Quindi in questi quattro giorni, insomma, sì, potrà degustare. Sicuramente ne assaggeremo in abbondanza. Siamo in compagnia del consigliere comunale con delega al teatro, associazionismo e tradizioni, Davide Roselli. A proposito di tradizioni, questa sera 53esima edizione della Sagra del Vino, una grande tradizione per Carosino. Sì, buonasera a tutti. La Sagra del Vino è una tradizione che va avanti ormai da 53 anni. Come primo anno dell'amministrazione targata Onofrio Di Cillo ci onoriamo di inaugurare questa 53esima edizione ed è una edizione che è ricca di eventi culturali, eventi molto pieni di tradizione, in quanto domani parleremo di agricoltura, una tradizione storica del nostro comune che ha dato poi vita alla Sagra del Vino, e sabato parleremo anche di un'altra importante tradizione, quale quella del teatro. Teatro che quest'anno compie 50 anni di storia e abbiamo deciso di inserire all'interno della più grande manifestazione dell'evento clou dell'anno a Carosino un convegno che parla appunto di teatro. Ci sarà anche la presenza di un ospite
ospite, la tata storica di Casa Vianello, Giorgia Trasselli. A questo colleghiamo tutti gli spettacoli che la Sagra del Vino porta e quindi tutti quelli che sono quegli eventi collaterali alla manifestazione, a partire da stasera con la presenza del gruppo carosinese Exodus e poi a seguire l'Equipe 84, e a seguire tutte le sere vedremo la prima parte della sera un gruppo di Carosino, comunque una delle accademie musicali o di ballo carosinesi, e poi a seguire degli spettacoli di alto livello, di fama nazionale. Il tutto sarà correlato da percorsi enogastronomici, stand gastronomici e di vino, con tutte le cantine del territorio pugliese che hanno deciso di sostenere questa edizione. Quindi è un'edizione ricca di contenuti, a dispetto di quanto altro non si dica, ma le critiche, come in tutti i casi, ci sono, ma noi andiamo avanti per la nostra strada. Sono da 70 giorni che ci siamo insediati come nuova amministrazione e pensiamo di dover dare e di stare a dare il meglio alla nostra comunità. Vino, grande protagonista, lei personalmente è un estimatore del vino, lo beve? Stimatore del vino, se vogliamo parlare anche qui di tradizione, parliamo di tradizione che accomuna anche i giovani a Carosino nel periodo della vendemmia, quindi un estimatore della vendemmia, se così possiamo dire, un appassionato personalmente di dal produttore al consumatore. Di trattori, appassionato di trattori, appassionato di vino per quanto possa dirsi, ma da qui non voglio passare come uno che si ubriaca assolutamente, però in queste sere forse bere un calice di vino tutti insieme a Carosino per la promozione anche del nostro territorio è il miglior biglietto da visita per la nostra comunità. E allora brindiamo a questa festa. Certamente, vi aspettiamo da stasera a domenica nella nostra piazza. Grazie a voi.